Vita Business Podcast, il podcast che ti insegna a usare internet per far crescere il tuo business, a cura di Giorgio Minguzzi. Benvenuti in questa nuova puntata di Merita Business Podcast. Io sono Giorgio Minguzzi e oggi parleremo di Customer Care e di come l'implementazione di un buon servizio clienti possa far decollare le vendite di un e-commerce. Prima però di lasciare spazio alla puntata e all'ospite di oggi, voglio aggiornarvi sul nostro challenge. Ormai ci siamo, un po' di puntate fa avevamo lanciato la sfida, volevamo raggiungere le 100 recensioni su iTunes. Ci stiamo quasi arrivando. Abbiamo 96 recensioni e questa settimana, grazie a Moreggio N, Ali 00 e Musica Foreva, che mi ha conosciuto al Freelance Camp, chissà chi c'è dietro questi nickname. Mi piacerebbe conoscere le persone che lasciano una recensione. Se avete voglia, scrivetemi su LinkedIn aggiungendomi, dicendomi che siete ascoltatori del podcast, oppure mandatemi un'email a podcast@merita.biz, perché è veramente interessante poi associare un volto, poter parlare, poter scambiare due chiacchiere e capire a chi è così interessato al podcast, capire con loro cosa si potrebbe fare o quali puntate vorrebbero ascoltare. Bene, un grazie sincero e di cuore va a loro che hanno speso alcuni minuti della loro vita per far grande il podcast. Il podcast chiaramente per ogni recensione riceve un po' di visibilità da iTunes e questo fa sì che nuovi ascoltatori poi possano trovarlo. Grazie mille quindi a loro. Ora però non parliamo più del podcast, ma parliamo con l'ospite di oggi. Bene, tornando alla puntata che state ascoltando, come vi ho detto sarà interessante perché scopriremo quanto riesca ad aumentare le vendite di un e-commerce o comunque la generazione dei lead di un sito un buon servizio clienti. L'ospite che ci aiuterà questa settimana ad addentrarci in questo argomento è Nabil Arafin di Hawaii. Per chi non conoscesse Nabil Arafin, Nabil è il CEO di Hawaii, una startup italiana che ha creato una piattaforma per supportare sostituire quando necessario gli operatori che rispondono alle domande più frequenti dei clienti. Così, grazie a un sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Nabil e dai suoi colleghi, il customer care viene supportato in tutte quelle attività ripetitive e, diciamo, time consuming, come quelle di rispondere alle stesse domande tutte le volte, sempre uguali, che però sono veramente e incredibilmente di aiuto al cliente. Bene, bando alle ciance, diamo il benvenuto all'ospite di oggi, Nabil, benvenuto su Merita. Grazie. Grazie a te per essere qui, grazie di averci dedicato un po' del tuo tempo. Ci racconti un po' come siamo messi con l'e-commerce in Italia? Siamo sempre fra gli ultimi, sempre le pecore nere, oppure ci stiamo svegliando anche noi? L'e-commerce, il mondo e-commerce è un mondo molto complicato, complesso. E l'Italia, sì, ti posso dare una conferma, siamo fanalino di coda, però stiamo crescendo e diciamo che in questo momento qui l'e-commerce italiano ha un valore di circa 30 miliardi di euro e il settore food e arredamento è il settore che sta trainando di più, sono i settori emergenti. C'è una buona speranza e un buon margine di crescita nei prossimi anni se il trend sarà continuerà a essere così positivo, soprattutto l'automobile in questo momento qui sta tirando e le persone stanno utilizzando il canale mobile per avere maggiori informazioni, andare negli store offline per provare i prodotti e poi fare acquisti da casa via desktop. Questo è un archetipo standard di comportamentale del lato utente. Ah, interessante, però ci sono un po' di luci e ombre, dicevi, ci sono anche delle ombre quindi in questa crescita, in questo sviluppo? Sì, ci sono molte ombre, diciamo che l'ombra è dovuto al fatto che ci sono big player che in questo momento da sola riesce a governare tutto il mercato. Stiamo parlando di big player come Amazon, che lascia poco spazio alla creatività italiana tradizionale, dove servirebbe molti investimenti, e infatti una delle poche aziende che è riuscita
ad espandersi o comunque ad affermarsi è UX, solo grazie al Made in Italy e ai prodotti che riesce a vendere. Quindi in quell'ottica lì uno dei punti neri è il fatto che i big player non permette di far crescere in termini di offerta e far nascere altri retailers, cioè i retailers online. E poi c'è anche una diffidenza tuttora lato user. L'user medio è un user che ancora non ha quella predisposizione nel fare acquisti online, lasciando da parte tutti i nuovi millennial, cioè loro sono la nuova generazione e non avranno questo muro, questa diffidenza, ma nei prossimi 2-3 anni continuerà a esserci questa diffidenza negli acquisti online perché poco recettivi. Certo, è interessante quello che dici, mi ha un po' provocato anche l'inizio quando hai parlato di persone che poi vanno negli store a provare gli oggetti che vogliono acquistare e li acquistano poi in rete. Ecco, il vantaggio dell'e-commerce da un punto di vista, diciamo, dei costi è sicuramente che non ha bisogno di un incontro fisico nello store, no? Quindi risparmi un sacco di tempo e questo è sicuramente un bene. Però alla fine sembra quasi che l'acquirente non abbia voglia di rinunciare facilmente al rapporto one to one, al rapporto personale con chi vende. Quali sono gli strumenti che hanno le imprese per seguire diciamo questi percorsi di acquisto così particolari che oggi fanno i retail e diciamo e chiunque acquista decide di acquistare qualcosa online? Allora, diciamo che l'utente medio, questa predisposizione dell'utente medio nel andare a provare un prodotto è una qualità su cui, cioè prima di tutto è una pietra miliare, cioè così l'utente vede fisicamente il prodotto, tasta il prodotto e ha la possibilità non solo di interfacciare ma di provare il prodotto stesso, parliamo di abbigliamenti. Poi l'acquisto online, ritornerò più tardi a parlare del discorso quali sono i vantaggi dell'utilizzo dello store fisico. L'acquisto online permette comunque all'utente finale di fare degli abbattimenti dei costi, che normalmente negli store fisici se fanno l'acquisto all'interno dello store fisico non permette, perché c'è comunque un margine che uno store fisico deve fare per riuscire a mantenere la struttura valida. Quindi il comportamento dell'utente è un comportamento di migliorare la sua personale user experience e convalidare il prodotto nel voler acquistare, per poi pensare con un'ottica di risparmio, qual è il canale migliore che mi fa risparmiare di più e a fare l'acquisto in maniera comoda. Ecco che fanno l'acquisto online. Per quanto riguarda il discorso store offline, diciamo che non ci sono qualsiasi tipo di innovazione non riuscirà mai a sostituire una persona dal vivo che gli dà dei consigli, che gli dà delle informazioni, che segue l'utente durante la scelta del prodotto, in quella fase esplorativa in cui il contatto umano è fondamentale, quella trasmissione emotiva che questo prodotto qui è un prodotto che fa per l'utente, solo un commesso online, cioè più che online scusami, offline riesce a trasmettere. Ci sono vari strumenti, varie metodologie online che stanno cercando di immedesimare un commesso offline in un commesso online e quindi si sta parlando delle chatbot, un sistema di interazione che va a immedesimare il linguaggio naturale e conversare con l'utente finale proponendogli o suggerendogli determinate informazioni. Però prima di arrivare alla chatbot, diciamo che ci sono state varie fasi di evoluzione a livello tecnologico. Parliamo di interazioni azienda-utente finale via mail,
che comunque sia ha avuto degli impatti, cioè in termini di timing elevati. Una mail ha un tempo di risposta minimo di 4-6 ore e per un utente finale che deve fare un acquisto immediato non può permetterselo. Si sono convertiti in una chat normale dove però in termini di ingaggio, interazione abbiamo visto e stiamo continuando a vedere che l'azienda non è in grado di gestire quel flusso continuo di interazioni con gli utenti finali, cioè parliamo di un rapporto di 2-3 operatori in confronto a 1 milione, 2 milioni di utenti mensili da gestire e da veicolare, e anche lì l'azienda si trova in difficoltà. Quindi pian piano stiamo notando che le aziende stanno iniziando ad adottare soluzioni tecnologiche che possono andare ad automatizzare determinati processi di interazione o comunque andare a scremare quel numero, di domande che un utente medio fa di default, così da diminuire quel rapporto, migliorare, cioè rapporto 2-3 operatori barra milione di utenti, e aumentare quella percentuale di user engagement o conversion rate, dipende da come lo vuoi interpretare tu. Certo, Non perché so se ti ho fatto uno storico. no, hai fatto benissimo e hai approfondito correttamente, secondo me, perché non c'è solo l'aspetto, diciamo, della vendita, diciamo, tutto il processo per cui il commesso mi convince che sto proprio bene con quel paio di pantaloni o che quella macchina fotografica è quella giusta per me. C'è anche tutta la parte di assistenza in generale. Guardi, io ho visto questo aspetto, forse vorrei capire meglio, ecco. E poi tutto il customer service che c'è quando ho un problema, non mi funziona più, non va più bene, eccetera. Quindi la domanda è, hai detto che le aziende fanno fatica poi dopo a starci dietro con le email e con altri sistemi anche innovativi come i bot per chattare, ma è molto difficile. Bene, facciamo però un passo, ci fermiamo un secondo e approfondiamo qui. Come ci accorgiamo quando il nostro servizio di customer care non è all'altezza delle aspettative del cliente? Perché noi magari lanciamo questa attività e poi come ci rendiamo conto che non sta funzionando a dovere? Allora, ci sono vari strumenti e varie KPI che un'azienda dovrebbe aver ben presente per capire se effettivamente il servizio di assistenza clienti è un servizio adeguato. Senza entrare troppo nel dettaglio, cerchiamo di fare un ragionamento più logico. Se un'azienda in tempo T0 riceve 10 email al mese, e vediamo che il mese successivo il numero delle mail sono superiori a 10, tipo 100, lì sicuramente c'è un negativo lato percezione del cliente. C'è qualcosa durante il flusso di navigazione che non torna, c'è qualche offerta, c'è un bug di default. E lì bisogna un attimo ragionare e analizzare la categoria delle mail che l'azienda sta ricevendo, quindi capire se è una mail più problematica tecnica, problematica amministrativa, problematica del prodotto stesso che sta Certo, vendendo. certo. E da lì partire e iniziare a definire quali sono le contromisure principali da adottare per fornire questo tipo di assistenza ai clienti. Potrebbe non essere una problematica dovuta agli strumenti che l'azienda dà a disposizione, cioè l'azienda di default dà a disposizione le pagine social, dà a disposizione una mail di assistenza ai clienti, dà a disposizione un numero verde o un numero telefonico. Questi sono di default i tre canali principali che l'azienda dà a disposizione, ma possono essere le scelte che fanno i titolari o gli imprenditori nel definire un range, un segmento di orario di assistenza ai clienti che può variare dalle 8 di mattina fino alle 8 di sera, e Certo. l'utente finale si ritrova a chiedere informazioni alle 10 di sera, e quell'orario lì è un orario che l'azienda non ha previsto di offrire assistenza ai clienti. Può decidere di esternalizzare l'assistenza ai clienti via telefono tramite un call center
extra italiano, cioè oppure fuori UE, e l'utente finale non riesce a interagire bene con l'operatore, e anche quello è una scelta che potrebbe impattare sul numero di mail che sta ricevendo. Può anche essere un discorso commerciale, fare attività molto aggressiva di promozioni, e lì fare in modo che il tasso d'abbandono aumenti, mettere dei pop-up molto invasivi durante la navigazione, che porta l'utente ad abbandonare il sito. Quindi, cioè, diciamo che bisogna prima di tutto vedere prendere in considerazione un periodo di riferimento, vedere quanti sono stati i contatti ricevuti lato utente, e raffrontare quel numero di contatti per un altro periodo specifico. Se c'è effettivamente una percentuale di rischio o comunque di pericolo che l'assistenza cliente non sta andando, o comunque l'andamento è un andamento molto rischioso, allora iniziare ad approfondire le varie categorie e segmentare questo flusso. Questo è un processo normale, standard. Poi ovviamente ci sono, si possono definire un sacco di KPI specifiche in funzione al tipo di business, e cercare di monitorare quelle KPI. Mi torna tantissimo, anche perché prima di iniziare questa chiacchierata con te ero su un sito, stavo leggendo un articolo, dopo ho deciso di andare verso il menu con il mouse e mi si sono aperti dei pop-up molto invasivi. La mia reazione non è stata quella di chiuderli e continuare a navigare, ma semplicemente chiudere tutto il sito. Quindi in realtà l'esperienza dell'utente, anche di fronte a oggetti che gli tendono una mano, a volte può essere diversa da quella che ci si aspetta, e bisogna misurare e valutare bene cosa dicono i dati, non tanto cosa dice la nostra testa che ha ragionato e ha montato quel tipo di soluzione. Bene, abbiamo visto i dati, abbiamo visto che non va bene, abbiamo deciso quindi di mettere a posto il nostro customer care. Da dove si parte? Quali sono gli elementi fondanti di un customer care degno di questo nome? Allora, gli elementi principali per un customer care degno di un nome è quello di interagire tramite via mail, quindi fare un help @nomeazienda.it, oppure aiuto, oppure cioè dare un indirizzo mail per il customer service, e far sì che questo indirizzo mail per il customer service, una volta che l'utente finale sta per mandare una mail, chiedere all'utente oppure permettere di far scegliere all'utente stesso se è un'assistenza più tecnica, commerciale, amministrativa, affinché l'azienda internamente possa scremare di default il tipo di mail. Far sì che ci sia una pagina social di assistenza ai clienti. All'interno del sito ci scusami. La possibilità. Scusami, una pagina social intende una pagina di Facebook, un account Twitter, che è l'help desk di Twitter, in che senso una pagina? Allora, dipende dalla strategia dell'azienda. Normalmente ci sono aziende che utilizzano, le grandi aziende utilizzano Twitter come canale di assistenza ai clienti. È consigliato, molto consigliato, ma io consiglio anche di utilizzare due strumenti contemporaneamente, che sono sia Twitter che Facebook. Con Facebook una pagina specifica che non deve servire solo come canale di promozione, ma anche di assistenza, perché alla fine si fa leva sul crowd, su un utente che va a scrivere su Facebook una determinata domanda, quella domanda rimane lì e molto probabilmente si può fare un redirect diretto tramite messaggio all'utente finale, cioè nel senso ti rispondi, un sistema automatico in cui dice ti rispondiamo via messaggio privato, e effettivamente poi l'utente finale viene ingaggiato tramite messaggio privato di Facebook e si va a risolvere la problematica segnalata dall'utente finale, e quella problematica rimane all'interno della timeline di Facebook, quindi un altro utente potrebbe ritornare lì e magari se va a scorrere un attimo può ritrovarsi in quella problematica e non dover più scrivere. Quindi utilizzare canali social come come le vecchie FAQ.
L'unica cosa è che l'unico rischio aziendale è che sei esposto all'interno di una piazza, quindi la gestione del customer care via social è una gestione molto delicata e bisogna saperla fare. Non consiglio di partire subito dalla gestione dell'assistenza clienti via social se non ci sono, se l'azienda non si è attrezzata adeguatamente, perché serve di default una persona focalizzata su quei canali. Certo. Consiglio però di fare una pagina di FAQ sul sito, ripartito per argomenti, che possa semplificare tutto il processo di comprensione delle varie problematiche. Inoltre è molto consigliato mettere delle immagini all'interno delle risposte, che non sia solo testuale, elementi multimediali che possono variare sia dalle immagini ma anche da dei video o con degli audio, così da personalizzare le varie tipologie di risposta e far sì che alla non comprensione della domanda ci sia un, non so se conosci Quora, andare a far quotare quella risposta che stanno rispondendo, che l'azienda ha risposto, e far sì che l'utente finale possa fare una domanda specifica alla risposta data dall'azienda sulla FAQ. Quindi di creare già dei strumenti già sarebbe un'innovazione fare un passaggio del genere. E se l'azienda ha qualche strumento valido di live chat, anche perché la live chat anche lì è molto dispendioso ma molto utile se si fa e-commerce, permette di interagire con l'utente finale durante la navigazione, permette di mandare dei link specifici, e anche questo elemento è molto importante. Quindi riassumendo, FAQ molto strutturate, dinamiche sul sito, gestione del customer care via social e la mail con contact form tradizionale per inviare la problematica specifica. Queste tre combinazioni con un eventuale live chat, diciamo che sono gli elementi più importanti che un'azienda può mettere in mostra o adoperarle. Certo, poi la live chat dà anche una possibilità che è stata una chimera fino a poco tempo fa, è quella di sapere e dare un nome e un cognome agli IP che vengono a visitare il tuo sito. Ecco, a quel punto lì li hai profilati, magari li profili con un cookie tracciante, sai esattamente che Mario Rossi, che ha fatto questa domanda, che ti ha contattato il tal giorno, poi ha visitato questa pagina, quest'altra pagina e ha fatto delle altre azioni. È una grande opportunità, è un po' come vedere il cliente di persona, no? È utile, ci sono un po' tutti gli aspetti anche del non verbale che ci supportano. In questo caso purtroppo non è possibile averli, non è sempre facile poter interagire con delle persone da degli strumenti come le chat o come le email in maniera comprensibile da entrambe le parti. Ci possono sicuramente essere dei fraintendimenti. Come riduciamo la casistica di questo tipo? Cioè, come riusciamo ad avere una comunicazione più chiara e lineare, quasi come se fossimo di persona? Allora, diciamo che mi stai facendo degli assist. Io in questo ultimo periodo mi sto focalizzando molto sulla profilazione dell'utente durante la navigazione, per far sì che, cioè, stiamo sviluppando come azienda una soluzione software che possa andare a personalizzare la conversazione e proprio la profilazione stessa dell'utente. L'utente che mi naviga dal mobile, cioè riuscire a riconoscere l'utente che mi naviga dal mobile al desktop e alle varie domande e o alle varie pagine prodotti che va a visitare, per poi fare un po' di sentiment con tutto uno storico di domande già fatte, o un sentiment più che sentiment, andare a personalizzare in funzione, personalizzare un'offerta, una determinata offerta, un determinato messaggio tramite newsletter di prodotti che ha già visto oppure che ha già comprato. Quindi in quell'ottica lì gli ultimi strumenti, cioè i tool che abbiamo a disposizione sono infinite. Se l'azienda è in grado di combinare i vari tool,
è in grado di effettivamente comunicare vis-à-vis, one to one, con l'utente, perché è in grado di capire tutti i bisogni inespressi che lascia durante la navigazione e riutilizzare quei bisogni inespressi come offerta promozionale sia in termini commerciali, ma anche per mantenere un buon rapporto con l'utente stesso. E questo può aumentare sia la lifetime value dell'utente finale, ma può aumentare anche un upselling generale dello store in questione. Quindi è molto importante anche saper utilizzare tutte quelle informazioni che vengono lasciate durante la navigazione, perché alla fine l'utente lascia un sacco di informazioni. Se l'azienda è in grado di massimizzare quelle informazioni, anche la banale query di ricerca che fa all'interno del sito, è importantissimo, perché è possibile confrontare. Esempio, se abbiamo la query di ricerca pre-atterraggio del sito e la query di ricerca post-atterraggio, per poi andare a vedere anche quali sono i due o tre prodotti su cui va a cliccare, riusciamo a capire che effettivamente noi abbiamo fatto una buona attività di posizionamento SEO per la prima query di ricerca, o se non mi clicca sui primi due prodotti e mi chiude la pagina, vuol dire che c'è un qualcosa che non va all'interno del flusso di navigazione. Quindi sono considerazioni e analisi che un esperto web marketer e un store manager deve saper fare. No, certo. Torniamo un attimo alle interazioni, diciamo, che passano attraverso una persona, nel senso che la chat poi non è sempre automatizzabile al 100%, e probabilmente le persone devono anche avere un ruolo in tutto questo. Ecco, è possibile migliorare le performance di chi si interfaccia con i clienti? Cioè, ci sono percorsi formativi che portano a migliorare i risultati, o si tratta solo di di rendere più automatico il copia e incolla delle varie risposte preconfezionate? Diciamo di sì. È un mondo in via di sviluppo che sta crescendo, e lato performance, al di là della formazione che è importante, bisognerebbe fare due tipi di formazione: uno sulla gestione del tempo che l'operatore medio deve avere, perché in media un operatore può gestire dalle 5 alle 7 chat contemporanee. Bisogna un attimo, durante le 5-7 chat contemporanee, saper distribuire il suo effort in funzione o LIFO o FIFO, cioè last input first output, oppure first input first output. In che senso? In funzione alle query che l'utente fa, ma lì bisognerebbe anche mettere delle considerazioni soggettive. Ci sono utenti che vogliono stare lì a fare interazioni solo per perdere tempo, o utenti che vogliono stare lì per approfondire determinati prodotti. All'interno di queste 5-7 finestre di dialogo, l'operatore deve essere in grado di capire con quale utente si va a chiudere un deal, e quindi puntare molto di più, mantenere l'attenzione su una chat rispetto che a un'altra. Parallelamente bisogna anche fare una formazione più tecnica, e questa formazione tecnica è in funzione alla dashboard, al pannello di controllo che un operatore ha a disposizione, affinché da una parte ci siano delle informazioni sullo storico dell'utente in questione, se l'utente sta interagendo con un login, quindi sapere se ha già fatto determinati acquisti, avere delle informazioni correlate al prodotto che sta trattando o ai servizi che sta chiedendo l'utente, e avere delle informazioni, uno strumento di ricerca immediata. Questo strumento di ricerca immediata deve essere collegato con tutto il gestionale dell'azienda, che gli possa permettere di dare in output la risposta che sta cercando nel minor tempo possibile. Quindi ci sono due tipi di formazione da fare: uno è la gestione del tempo e l'altra è la formazione più tecnica sulla piattaforma software che l'azienda sta utilizzando per erogare servizi di assistenza ai clienti. Ah, sicuramente. Tu mi hai fatto venire in mente un collega di tanti anni fa che telefonava e faceva perdere tempo ai call center
delle compagnie telefoniche, perché in realtà lui chiamava soltanto per conoscere queste ragazze che rispondevano e per uscire, e per uscire con loro la sera. E dico la verità, molte volte ci riusciva con somma meraviglia di tutti, quindi Pierluigi, un saluto a Pierluigi che è un drago. Ciao Pierluigi, ciao. Un drago, però chiaramente Pierluigi faceva perdere un sacco di soldi alle compagnie, perché comunque lui non voleva assolutamente comprare niente. Dall'altra parte, se però, e questo mi fa un po' assist alla domanda che ti volevo fare, c'è tutto questo automatismo per rendere più efficiente il collega del customer care, non si rischia poi di perdere il contatto umano e allora di rinunciare nuovamente a quello che avevamo tanto cercato con il nostro cliente, cioè di diventare freddi e un po' poco personali, ecco? Tu mi stai parlando del rischio della perdita del contatto umano lato utente? Sì, se l'azienda... Certo, se il collega è troppo, cioè è troppo semplice per il collega che risponde al customer care utilizzare automatismi per cui tutto viene demandato a loro solo col controllo del collega che fa customer care, alla fine noi perdiamo un po' quel contatto umano che avevamo cercato con il nostro cliente, non diventa tutto freddo, cioè si può pensare che il contatto umano con questi sistemi automatici venga meno, no? Allora, il contatto umano venga meno, diciamo che è un thread molto interessante, potremmo stare ore e ore a parlare di questo argomento. L'utente finale si trova, quando utilizza un canale di assistenza ai clienti, è alla disperata ricerca di una determinata informazione. In quella fase lì, in quella situazione, non gli interessa molto il contatto umano, te lo dico molto direttamente, cioè nel senso vuole avere quell'informazione in quel dato momento, e quell'informazione deve essere l'informazione specifica che sta cercando, e in funzione alla specificità dell'informazione che riesce a ricevere e all'immediatezza, diciamo che inizia a creare un'emozione positiva nei confronti dell'azienda. Poi sta all'azienda sfruttare questa emozione positiva e rendere più umano, perché ci sono altre metodologie per far sì che inizi a nascere quel contatto umano. Una delle priorità dell'azienda in quella fase lì è erogare il miglior servizio ai clienti nel minor tempo possibile, e anche in funzione all'era in cui siamo, l'era digitale, quando un utente che usa WhatsApp, quando non vede quelle due V che indicano che l'invio del messaggio c'è stato, la ricezione c'è stata, è frustrato. Non so se io in primis, quando, tra le altre cose, se poi non mi risponde dall'altra parte, mi incacchio, se poi è la mia ragazza che non risponde, ancora di più. Ancora peggio. Immaginati... Sì, infatti. Quindi immaginati quando qualcuno va a mandare una mail e deve aspettare 4 ore, e come inizia a scremarsi il rapporto tra utente e azienda. Quindi se l'azienda riesce a lavorare di più su questo aspetto qui, dare l'informazione giusta nel minor tempo possibile, inizia già a strutturare un buon rapporto. Da lì poi convertire, se l'azienda vuole convertire quel rapporto in un rapporto più umano, come ho detto all'inizio, l'utente finale comunque di default farà un salto dal suo store offline, quindi in un modo o nell'altro inizierà a vederlo, conoscere e creare quel legame che speri duri all'eternità. Ah, sicuramente. È un po' per tutto questo che tu hai fondato Hawaii, no? Ci racconti un po' che cos'è e come è nata questa idea d'impresa? Sì, soprattutto per questo, perché io non mi trovavo con i servizi di assistenza ai clienti 3-4 anni fa, e quindi ho visto che c'era un mini gap. Hawaii è una soluzione software di intelligenza artificiale che va a migliorare l'assistenza ai clienti da sia lato azienda che lato utente. Lato azienda va ad automatizzare determinati processi di ricerca delle informazioni e fruizione lato operatore di quelle informazioni per andare a rispondere in maniera più efficiente possibile. Lato user, noi cerchiamo di fare da filtro di primo livello e processiamo tutte le domande che
un utente pone. Cerchiamo di capire la domanda in questione e andiamo a fare una ricerca all'interno del nostro sistema per capire se la domanda ha in input ha una certa pertinenza con le informazioni che abbiamo noi internamente. Se ce l'abbiamo, diamo in output tempo qualche millesimo di secondo la risposta che stava cercando e iniziamo a strutturare la conversazione. Quindi siamo un sistema di chatbot che va a interpretare il linguaggio naturale, fornisce la risposta più pertinente e se eventualmente non è in grado di rispondere alla domanda fatta dall'utente, segnaliamo, allertiamo l'operatore che stiamo gestendo una conversazione dove tale conversazione ha una lacuna a livello di know-how, conoscenze di base di quella domanda e quindi chiediamo di intervenire. La cosa carina è che c'è un sistema di apprendimento. Una volta che entra l'operatore nella conversazione, noi cerchiamo di convalidare quelle conversazioni affinché una seconda volta, quando un utente finale ci pone una stessa domanda con una casistica più o meno simile, allora gli diamo in output quella risposta che precedentemente aveva dato l'operatore. Così cerchiamo di migliorare nel tempo la base di conoscenza iniziale. E per finire abbiamo un sistema di ingaggio proattivo. Il sistema di ingaggio proattivo è che al verificarsi di una determinata di un determinato evento, utente per la prima volta sul sito, utente che ha fatto una sequenza di attività specifiche definite dall'azienda, noi mandiamo un messaggio promozionale, un messaggio di assistenza ai clienti, un messaggio XYZ definito dall'azienda per ingaggiare l'utente che è atterrato sul sito. Questo aumenta l'engagement rate, ma allo stesso tempo può fungere anche da elemento discriminante per fare attività di marketing in maniera, cioè nei next time successivi. È molto interessante. Molto interessante. Io sono convinto che un sacco di persone avranno molta curiosità, perché sicuramente hanno sentito parlare di Y molto bene, perché è una società che, pur essendo giovane, ha una bellissima reputazione, e poi perché è un tema caldissimo, perché quello del real time marketing e della profilazione dei clienti è sicuramente un tema caldo. Ascolta Nabil, il nostro tempo sta per finire e mi dispiace, perché in realtà questo tema è amplissimo. Sono certo che i nostri ascoltatori avranno voglia di contattarti. Dove ti possono trovare? Allora, basta andare sul sito www.hawaii.it e troverete tutte le informazioni della nostra soluzione. Potete andare sulla nostra pagina Twitter, Hawaii Official, oppure sul nostro sito, pagina Facebook, Hawaii SRL. Da lì potete contattarci e chiedere qualsiasi tipo di informazione e qualcuno del nostro staff vi risponderà. Grazie davvero tanto di essere stato con noi, perché secondo me abbiamo approfondito un bell'argomento che è davvero molto molto caldo e suscita molto interesse tra gli ascoltatori. Grazie davvero per essere stato ospite di Merita Business Podcast, Nabil. Grazie a voi per avermi chiesto di fare questa intervista. Grazie, ciao, a presto. Ciao. Bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata in cui abbiamo parlato di customer care, intelligenza artificiale, assistenza clienti. Grazie di essere stati con Nabil e con me. Spero sia stato un episodio ricco di spunti utili per voi e per i vostri e-commerce. Se avete voglia di farmi sapere la vostra opinione, fare una domanda sull'argomento di oggi o lasciare semplicemente un saluto veloce, potete usare i commenti alla pagina www.merita.biz/53. Tutti gli appunti e i link citati durante lo show li potrete trovare lì. Se avete apprezzato il podcast o avete voglia di lasciare un feedback sulla trasmissione, avete sentito all'inizio, abbiamo ancora il challenge aperto e siamo a un passo da raggiungere il nostro obiettivo. Quindi trovate tutte le istruzioni per lasciare un feedback su merita.biz/love, L-O-V-E, love. Bene, è davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast. Ciao! Merita Business Podcast, la guida agli strumenti per rendere grande la tua idea d'impresa. Ci trovi su iTunes, Stitcher e Spreaker. www.merita.biz